Buongiorno a tutti. Allora, dopo secoli e secoli di nuovo faccio un video di squishy. Allora, ne sto anche aspettando altri, ma boh, non lo so, ragazzi, non mi arrivano mai pacchi. Infatti, questi che erano tutti insieme sono arrivati a casa di mia madre. Non ho capito che cosa stanno combinando davvero. Comunque, questi pacchettini sono tutti dallo stesso sito. Questo avevo già dovuto aprirlo perché non sapevo appunto cosa fossero, perché sopra c'è scritto un'altra cosa, non c'è scritto il sito giusto. In realtà il sito è Banggood. Ci ho comprato un sacco di volte, hanno varie cose tipo stampi, eccetera, e hanno anche molti squishy e anche molti carini, tra l'altro. Ne hanno sia alcuni che sono imitazioni, sia altri che non sono di nessuna marca specifica, però sono carini, e alcuni anche originali, tipo degli Yummy Bear, eccetera. Però non credo di averne presi di quelli, vabbè, comunque. Allora, ci sono quattro pacchettini, appunto. E andiamo subito ad aprire, altrimenti ci metto 16 secoli. Allora, tra l'altro, se non sbaglio, alcuni di questi mi devono arrivare anche da un altro sito, splendido. E niente, allora, cominciamo con... Oh mio Dio, quanto è carino. Adoro. Guardate che carino. Questo si chiama Koi The Cactus. È della Momocappi. Io mi ricordo solo di questo sito che ha proprio un negozio online e... Oddio, non mi ricordo, avevo avuto qualche problema con loro, infatti non ho mai acquistato da loro, però vabbè, questo squishy l'hanno fatto proprio loro ed è troppo carino, un piccolo cactus. C'era anche quello con la faccia arrabbiata, però è più carino quello con la faccia pucciosina. Oddio, quanto è carino. Ah, profuma lievemente di pesca. Che bello che adesso tutti gli squishy profumano di pesca, è troppo carino. È un po' perlato, non so quanto si veda. E infatti probabilmente avrà molte grinze, però è troppo carino, guardate che faccino! Ok, basta. Ok, sorvolando le grinze è molto morbido. Non è molto slow rising. No, non è molto slow rising, però cioè, oh mio Dio, è troppo bello, è troppo carino questa faccina, adoro! Poi vediamo cos'altro c'è. Ah sì, di solito quando sono in queste confezioni vuol dire che non sono di nessun tipo di marca proprio. Allora, guardate che carino! Cioè, devo dire che dalla foto era fatto meglio. Ha vari difetti di colorazione, eccetera. Però vabbè, comunque, oddio, sembra morbidissimo. Comunque, Madonna, non ci sto. È molto carino. È questo cupcake con orecchie e corno dell'unicorno. Infatti, qua è tipo effetto più o meno Galaxy e qua arcobaleno. È bellissimo. Non mi sembra che abbia odore, però, mamma mia, ragazzi, sembra morbidissimo. Quindi sentiamo. No, vabbè. Ragazzi, per schiacciarlo serve proprio una minima pressione, proprio P. Ossia, P cos'è? Vabbè. È morbidissimo, oddio. È anche più slow rising del cactus, ma vi giuro, è troppo morbido. Mi ricorda quell'avocado della Kibru che era tipo lo squishy più morbido che avevo avuto, credo. Vabbè, fatto sta che, oh mio Dio, è morbidissimo. Non è troppo slow rising, ma vi giuro, è uno degli squishy più morbidi che ho sentito. Oh mio Dio, sembra fatto di piume da quanto è leggero. Ma davvero molto carino. Poi, cos'altro c'è? Carino! Anche questa busta mi fa capire che non credo che sia di una marca specifica. Ma guardate che carino! Oddio, è colorato parecchio male. Cioè, qua è fatto bene, tipo, e qua il colore c'è troppo bianco, è colorato malino. Non lo so, spero che non sia un'imitazione perché a me sembrava di averlo visto, ma non credo, non lo so. Comunque, che cos'è? Magari alcuni non l'hanno capito, è il culetto di un cane, di un corgi, credo. Ho visto anche delle borse, tipo, fatte così, sono troppo carine. E niente, fatto così, con questi puntini, è molto carino. Anche questo profumo di pesca. Allora, la parte... Gli sto schiacciando le chiappette, sì. Molto grinzose, tra l'altro. Comunque molto morbido. Non tanto qui, perché c'è proprio uno strato di vernice potente, ma al di fuori della vernice è molto morbidoso. Zampine! Che carino. Dai, è carino. Peccato che ho fatto un po' male. C'era fatto anche così, ma Galaxy, però non mi piaceva, l'ho preso più realistico. Sto cercando di darmi una mossa, ragazzi, perché voi non avete idea di quanta roba, di quanti squishy ci sono qui dentro. Oddio, questo. Anche questo con una confezione, credo, Coco, non lo so. Non conosco questa marca. Guardate quanto è carino, è una specie di boh, toast con la marmellata bianca, non lo so, non lo so, è comunque troppo carino. E guardate che faccina. Ah, adoro. Perché dietro è bianco? Vabbè, c'è scritto Kawaii Squishy Shop. Oh, ok. Guardate che carino. Ma questo non è da schiacciare, non è il massimo, nel senso che non è morbidissimo e è pochissimo slow rising. Però questo l'ho preso appunto perché è carinissimo. E poi, vabbè, ovviamente non posso sapere la morbidezza quando guardo nei siti. Allora, l'ultimo per questa confezione, questo l'ho preso perché mi ricorda un sacco.
l'emoji dell'unicorno, quello su WhatsApp, tipo, eccetera. Oddio, è ridotto malissimo. Guardate quanto è sporco. Cioè, non mi sembra il caso di vendere le cose così sporche. La consistenza mi piace, devo dire. È un po' la consistenza marshmallow. Però, cioè, qui è veramente sporchissimo. Non so quanto renda, ma, cioè, sì. Vabbè, questa non l'ho capita, sinceramente non mi sembra una cosa molto professionale spedire una cosa così, vabbè. Poi proseguiamo, guardate qua c'è un buco, lo userò per aprirlo. Allora, di questo ce n'era solo uno, ok. Oh mio Dio, che carino. Il bello è che io sto aprendo questi pacchi, ma non so se mi sono arrivati tutti, eh. Cioè, è possibile che farò un altro video più avanti. È solo che mi mancavano un sacco di video sugli squishy, e credo anche a voi, e quindi non ho resistito. Ma quanti giri ci sono in questo coso? Ok, ce l'ho fatta. Allora, questo è della Kibru, come vedete. Kibru Zoo. Cioè, ma quanto è carino, mamma mia. No, vabbè. Non sembrava così tanto bello. Ragazzi, non potete capire quanto è morbido questo coso. Allora, intanto è fatto da Dio. Io adoro sempre un sacco la Kibru. Cavolo, penso è un po' macchiato. Adoro sempre la Kibru perché comunque fa delle cose fatte da Dio e costa pochissimo. Allora, odora di qualche frutto, ma forse mela, non lo so, non lo capisco. Però quanto è bello questo panda ciccioso arcobaleno, che carino. Con tutte le fragoline e la panna. Oh, no, vabbè ragazzi. Non potete capire quanto è morbido. Oddio. E poi toccandolo sembra così liscio. È bellissimo, è fantastico, mio Dio. Lo adoro. Beh, la Kibru è sempre una garanzia per la morbidezza, non c'è niente da fare. Stupendo, lo adoro tantissimo. Poi vediamo che cosa abbiamo qui dentro. Oddio, guardate questa quanto è carina. Oricher Unicorn Donut. Oricher è la marca? Non lo so, io non ho capito se questa è un'imitazione o no, però a me sembra di no. Però in realtà non è che io sia molto esperta ultimamente di squishy, perché non seguo più molte pagine che li vendono, eccetera. Anche perché non ne vendono quasi più ormai, ma vabbè, lasciamo perdere. Guardate che carina, oddio, la ciambellina unicorno. Ah, ma c'ha due lati. Questo è il lato più bello, naturalmente, perché ha la glassa e poi dietro ha comunque l'occhio e i capelli. I capelli, sì, vabbè, la criniera. Molto, molto, molto carino, bellissimo. Ha un odore molto buono, però non lo so, mi ricorda tipo una caramella, non saprei. È troppo carino. È lucido, no, che lucido. È perlato. Oh. Beh, nonostante sia perlato, non fa tante grinze e soprattutto anche questo è morbidissimo. Che bello, stanno ricominciando a fare gli squishy super morbidosissimi. È troppo carino con il buchino a cuore. Il cornino è veramente carinissimo. No, basta, adoro, è troppo carino. Che bello. Ora rimane l'ultimo pacco, che è abbastanza grandino, direi. Vediamo cosa c'è. Allora, come sa che c'è un sacco di roba? Vediamo. Oddio. Allora, questo sì, dovrebbe essere la squishy, fa la confezione del suo, quindi ok. Ho preso un sacco di questi dolcetti con le faccine carine. Guardate che bello, è proprio 3D. Cavolo, qua c'è dei buchi. Ci sono delle bolle, è fatto di resina per caso? No, scherzo. Allora, c'è questo cookie con tipo gli Smarties, gli M&M's, non lo so. Questo l'hanno colorato da Dio. Vabbè. Comunque è troppo carino, guardate che bella questa faccina. Come non è della Squishy Fan, anche se la confezione è quella, però, cioè, boh. Non lo so, la Squishy Fan di solito fa delle cose fatte meglio. Comunque, a parte che non è fatto da Dio, è veramente troppo carino, mi piace tantissimo. Insomma, non lo so, da squisciare non mi convince. Non è morbidissimo. Un pochino slow rising, poco. Non è il massimo, questo diciamo che è il classico squishy che mi piace molto per estetica. Poi vediamo cos'altro. Oh mio Dio. Ragazzi, questo squishy io l'avevo visto mesi e mesi fa e non l'avevo mai trovato da nessuna parte. No, questo infatti non è della Squishy Fan. Questo era tipo della Jiggle Bread, qualcosa del genere, non mi ricordo. E non so perché è in questa confezione. E oh mio Dio, quanto è bello, lo adoro alla follia. Avevo ormai rinunciato a prenderlo mesi fa perché non l'avevo mai visto da nessuna parte, ma oh mio Dio, è bellissimo. Ah, oh, è anche molto morbido. Adoro questo waffle. La faccina mi piace un sacco, poi mi piace proprio come è fatto il waffle che sembra uscito da un anime. Ed è meraviglioso. No, basta, sono troppo contenta, questo lo metterò assolutamente nella mia mensola di là, non so dove. Non adoro, peccato. Ragazzi, ecco cosa succede ad avere disordine sul tavolo dove si fa i video. Ho fatto un danno non indifferente. Ok, voglio piangere tantissimo.
è finito in mille pezzi il mio salvadanaio a snaso. Brava Erika, brava. Non mettere mai a posto il tavolo. Sorvoliamo, andiamo avanti, va. Poi, che cosa abbiamo qui? Ah, anche questo è uno di quelli carini con la faccina. Oddio, è carinissimo. Che cavolo è sta roba? Io tutti questi qui con queste faccine li ho presi perché mi piacciono un sacco. E questa specie di frappuccino, tipo una cosa stile Starbucks, molto molto carino. Questo è, non lo so, non è duro, però sembra più denso all'interno. Molto carino. Però questo è troppo più carino, mi piace un sacco. Non profuma neanche questo, mi sa che tutti questi qui non profumano. Poi che cosa abbiamo? No, guardate questo quanto è carino. Mi piace un sacco questo, fa molto Halloween, questo qui. È troppo bello, è un cupcake fatto da Dio, tra l'altro, con sopra come decorazione un teschio. Che tra l'altro è super opaco, quindi sembra proprio di zucchero. Cavolo, qua si è sporcato, come ha fatto? Però mi piace troppo, è fatto benissimo, guardate i dettagli, cioè sembra quasi un cupcake vero, è bellissimo. E questo sembra duro sul serio, mio Dio. Oddio, guardate le grinze di questo, sembra che abbia della carta intorno. Ah, secondo me era per farlo appunto opaco. Ma oddio, la consistenza mi piace abbastanza qua sotto, però qui si sente che c'è una tonnellata di vernice, quindi è un po' più durino da palpare. Però mi piace tantissimo, veramente bello, non lo so. Per Halloween magari lo metterò in esposizione o magari anche subito. Devo vedere quanto spazio ho nella mia vetrina di squishy. Carino, insomma, carino, mica tanto. Dalla foto era molto più carino. Ho preso questo gelatino, sì, questo è della Gigglebread in teoria. Però, boh, dalla foto era così carino, questo invece è fatto proprio malino. Sembra uno di quegli squishy tipo dai cinesi a 1 euro che si vede che sono fatti malino. E quindi sì, non è un granché, insomma. E poi io non, mi sa che non l'avevo scelto rosa, vabbè. Oddio, però è morbidissima la parte qui del gelato. Qua sotto un po' meno, non so perché. Beh, forse perché qui non c'è la vernice sopra. Sì, la consistenza della pallina rosa qua mi piace un sacco. L'estetica mica tanto, purtroppo. Ha un leggerissimo profumo dolce, non so di cosa. Poi il prossimo, oh mio Dio, un altro con la faccina, quanto sono belli! Guardate quanto è carino! È la fettona di pizza! Troppo bellina e dolcissima, madonna, queste faccine sono troppo dolci. Sembra, oddio, sia morbidoso, molto morbidoso, la parte qua fuori specialmente. Molto interessante. No, vabbè, sono troppo carini, oddio, mi fanno impazzire! Sono bellissimi, mettiamolo qua. Poi questo, ah sì, la marca è Maystoyland, mai sentita? Oddio no, calma. Allora, a parte che cavolo è sta roba? E poi io questo l'ho preso perché la foto era così, era da dietro, così in effetti mi piace molto, però io queste faccine in stile Shopkins tipo le odio, vi giuro, per me sono troppo brutte. E sì, insomma, se lo mettiamo così è anche carino, il punto è che toccandolo sembra un mattone. Sì, infatti è durissimo. Sembrano quei antistress tipo a forma di palla da calcio che si trovano nei negozi di souvenir. E sì, che tristezza. Se lo metto così è carino, basta non toccarlo, per davanti proprio no. Allora, il prossimo. Allora, è questa specie di boob pancake. Cioè, a parte che si è rotta la confezione. Io l'ho preso perché mi ispirava, però già dalla foto si vedeva che non era fatto troppo bene. Infatti, come vedete, non è esattamente la cosa più fatta bene che io abbia mai fatto vedere, insomma. Però vabbè, comunque è molto carino, non ho capito perché hanno messo la glassa solo qua di fianco, ma va bene. Comunque vabbè, è semplice. Sa di pesca. Uno squishy molto cheap. O però, è veramente morbido. È anche abbastanza slow rising. La consistenza è meglio dell'aspetto. Che carina la fragolina. Dai, non è così male. Da palpare, soprattutto. Fatto un po' malino, però l'idea è abbastanza carina. Non so più dove mettere gli squishy. Allora, c'è l'ultimo, credo. Sì, ce l'ho fatta, ho finito. E l'ultimo che è un'altra ciambella carinissima. Allora, è della Squishy Fan, questo si vede che hanno fatto la confezione apposta, ok? Ed ho preso un'altra ciambella, questa però penso che sia un narvalo. Wall Squishy Unicorn Donuts, sì, vabbè, una balena con il corno, comunque è un narvalo, non vorrei dire. È molto carina, con il corno fatto a cono gelato e la faccina così, non so perché. Mi piaceva di più così, altrimenti c'era così che era tipo Galaxy, ma non mi piace tanto i Galaxy. Mi ha rotto un po' le scatole. Comunque è molto carino. Molto morbido. Oddio. È morbidosissimo. Sì, mi piace. Mamma mia, che bella consistenza, soprattutto qua sotto dove non c'è la vernice.
Anche questo profumo minimo di pesca, l'ho detto io che ormai sono tutti di pesca. Bene ragazzi, questo era il video degli squishy che mi sono arrivati da Ben Good. I miei preferiti sono senza dubbio quelli con queste faccine. Anche questo merita molto, secondo me. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto con il prossimo. Ciao!